Buongiorno a tutte e a tutti. Saluto le colleghe e i colleghi. Naturalmente sono lietissimo di intervenire in questo seminario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che mi ospita ahimè da ormai 32 anni. Quindi, non essendo più un giovincello, come un po' alcuni di noi, ovviamente mi sento un po' coinvolto dal cambiamento, dal mutamento in corso. Naturalmente corre l'obbligo di salutare il Presidente D'Aluisio che ci raggiungerà a breve, di ringraziare Eve Guerra, l'avvocata Guerra, che è la dottissima, coltissima, come dire, rappresentante e coordinatrice della Commissione Cultura, l'avvocato Fioretti, che è Presidente della Commissione invece Formazione. Saluto anche ovviamente l'avvocata Paola Perchinugno, che è poi stata in qualche modo l'ideatrice di questo evento. E naturalmente mi avvio a introdurlo. Vi dico subito che mi sono posto un po' di problemi nell'organizzare questo discorso, perché lungi da me il tentativo di tenere una vera e propria lezione nell'ambito di un corso, perché richiederebbe un periodo decisamente più lungo di attenzione e di impegno. Quello che cercherò di fare oggi con voi è un po', come dire, sollevare la polvere dai problemi. Nel senso che sono talmente tante le questioni che si aprono nel momento in cui si parla di comunicazione, e sono talmente a 360 gradi estese, diramate, da rendere un discorso sistematico nel senso tradizionale praticamente impossibile se non attraverso una serie di lezioni mirate. Però voglio subito dirvi una cosa. Presidente, buongiorno. È arrivato il Presidente D'Aluisio, ci saluta. Grazie dell'ospitalità. E dicevo, la prima cosa che mi sovviene parlando di questo tema è una considerazione di Karl Popper, che a suo tempo ebbe modo di conoscere in circostanze fortunose negli anni tra l'88, l'86 e l'88, grazie all'ausilio di un professore di Bari di filosofia teoretica, il quale durante la conferenza di quell'epoca arrivò a Bari all'università, appunto, se non ricordo male, in quegli anni. La prima cosa che disse è che le conferenze non servono assolutamente a nulla. Perché oltre ad essere noiose, in qualche modo ripetitive, e quindi non andare incontro alle vere esigenze dell'uditorio, sono soprattutto noiose per chi le tiene, perché manca quasi sempre il dialogo. Il dialogo, come sapete, è lo strumento della comunicazione, se vogliamo in qualche modo è anche lo scopo in determinate circostanze. Però decisamente l'apprendimento può scaturire in modo funzionale e fecondo nel momento in cui esiste una interazione. Quindi vi prego di interrompermi, di intervenire. Naturalmente non lo potranno fare le amiche e gli amici che sono in webinar. Saluto l'avvocato Fioretti che ho appena adesso richiamato, e però lo possono fare i presenti. Magari io riporterò, se lo riterrete, all'uditorio online quanto mi state chiedendo, anche come dire, le interruzioni che proponete su riflessioni che potrebbero essere utili. La prima riflessione che voglio invitarvi a fare è quella proprio sull'immagine di questa nostra giornata, che è un'immagine che in realtà è un'opera d'arte di Joseph Kossuth. Ora, per accedere alla mia cartella, devo tornare qua su. Ecco qui. Ve ne propongo un'altra, altrettanto famosa. No, questo sono io con Joseph Kossuth. Ho avuto la fortuna di conoscere questo artista statunitense, famoso per i suoi neon, dal significato abbastanza enigmatico, ma non era quello che cercavo. Cercavo un'altra opera molto interessante di Kossuth che ci introduce all'argomento, la ingrandiamo, è One and Three Chairs. Io vi inviterei a prendere qualche appunto, perché proprio la mia, come dire, farraginosità, la mia maniera un po' confusionaria, volutamente tale di esporre le cose oggi, potrà permettervi di trattenere dei contenuti se alcuni passaggi saranno in qualche modo memorizzati, perché altrimenti si rischia un po' di perdersi. Qui abbiamo un esempio di comunicazione ad alto livello semiotico, semantico, linguistico. Sono le tre categorie, se vogliamo, del nostro affabulare. La semiotica, cioè la scienza dei segni, quella che ci fa capire attraverso immagini, tratti, enigmi,
attraverso manifestazioni anche del body language in alcuni casi, quello che può essere un pensiero. Il pensiero in questo caso è la sedia. Questa si chiama appunto una o tre sedie, quest'opera. La sedia è rappresentata dalla sua definizione, cioè il suo essenziale significato, che è chair. La ripresa, come vedete, Kossuth espone uno stralcio di un dizionario britannico e ci dice che una sedia è un oggetto su cui ci si siede, ci si riposa e quant'altro noi sappiamo bene. Poi c'è la fotografia di una sedia e poi, dulcis in fundo, c'è la sedia vera e propria. Si realizza quello che Ogden e Richards chiamavano il triangolo della comunicazione, pensiero, simbolo, referente. Tutto ciò che noi viviamo, come diceva l'avvocata Guerra, molto opportunamente citando Wittgenstein, di cui non mi occuperò affatto oggi perché so che Massimo Corrado di Florio ha il debole per l'ultimo Wittgenstein e quindi ne parlerà il giorno 28 nell'ambito del suo discorso sul linguaggio giuridico che si sta trasformando e si trasformerà sempre più alla luce delle riforme, dei cambiamenti che vedremo più là. Ma in realtà il nostro discorso non può che essere in questa sede in gran parte metagiuridico, cioè oltrepassare quelli che sono i dati normativi e giurisprudenziali per affrontare un discorso sulla comunicazione a 360 gradi, perché la comunicazione giuridica è parte della comunicazione in generale. In questo senso mi sembra di dover denunziare innanzitutto i limiti del mio discorso. Non soltanto non è una lezione sistematica questa, cioè non vi darà conto di tutti gli aspetti secondo le loro partizioni della teoria del linguaggio giuridico. In 2 ore ho pensato che sarebbe stato meglio un'introduzione per raggiungere lo scopo di avvicinarci al tema, perché la formazione di ciascuno di noi avvocati su questo tema della comunicazione in generale, della linguistica in generale e della linguistica giuridica, ritengo sia abbastanza scarsa, quantomeno negli ultimi anni. Nel senso che esistono dei dipartimenti universitari che insegnano il linguaggio giuridico, per esempio a Lecce c'è un ottimo dipartimento diretto dalla professoressa Dell'Anna, ce n'è a Pisa uno altrettanto importante, però diciamo che non fa parte proprio del genoma dell'avvocato, ma nemmeno del magistrato, comunque dello studioso di diritto. Prepararsi, specializzarsi, attuare una formazione mirata sul modo di esprimersi in generale e nelle forme di diritto. Si dà quasi per scontato che uno che fa giurisprudenza, magari per frequente giurisprudenza, si appropri del linguaggio corretto praticandolo. Ma purtroppo non è affatto così. La teoria del linguaggio, la linguistica, è una materia estremamente complessa, già nelle sue proprie radici epistemologiche. Lo diventa tanto, tanto, tanto di più quando lo tramutiamo nella prassi della comunicazione. Penso di non essere la persona sbagliata a farvi questa chiacchierata iniziale oggi, grazie al libro dell'ordine, perché effettivamente, nell'ambito dei tanti mestieri che ho fatto e che faccio quasi tutti maluccio, il tema centrale è sempre stato quello della comunicazione, che oltre a fare l'avvocato, faccio il giudice onorario, sono giudice onorario a Trani da 13 anni. Ho ricoperto vari ruoli, quindi tanto per cominciare ho un'idea del passaggio della comunicazione dal soggetto emittente a quello ricevente e poi di ritorno dal soggetto emittente giudice a quello ricevente parti o avvocati. E questo già, diciamo, copre un certo tipo di esperienza diretta. Poi mi sono occupato da sempre di giornali, collaboro con Il Dubbio, ho scritto per tantissimi giornali, insieme ad Anna Lo Sud abbiamo fondato network di comunicazione ora legale news, abbiamo fatto radio, abbiamo fatto televisione. Quindi ho dovuto cercare, principalmente in quello che è il mestiere che io ritengo per me primario, cioè quello dello scrittore, soprattutto la lingua giusta per comunicare. Chiunque scriva, chiunque parli, chiunque si esponga a un pubblico, deve studiare in modo approfondito qual è lo stile, qual è il registro, qual è la psicologia dei suoi interlocutori. Soprattutto quando facciamo un discorso metagiuridico, che va oltre quindi il dato normativo e giurisprudenziale. Nel momento stesso in cui io sono arrivato qui, vi ho studiati, vi ho guardati, vi ho contati, ho percepito quale poteva essere il vostro livello di interesse, naturalmente si tratta di primissimi approcci, ma questa è la fase ex ante della comunicazione, che poi si chiama psicolinguistica, detto in breve. Cioè, in realtà, il self-defined object, cioè l'oggetto autodefinito di Kossuth, le tre sedie di
Josef Kossuth, non sono altro che un richiamo alla costruzione del pensiero che determina la costruzione del linguaggio. Non può esserci ovviamente diritto e non ci può essere una comunicazione linguistica se non esiste una riflessione sulla filosofia del diritto e sulla filosofia del linguaggio. Certo, noi predisponiamo e affrontiamo un esame all'università, giurisprudenza, che si chiama filosofia del diritto, che però è un esame di storia della filosofia del diritto. Pressappoco ciò che facciamo ai licei, facciamo storia della filosofia. Qualcuno si avventura nella pratica della filosofia, cioè nel filosofeggiare, come si suol dire, per temi, ma in realtà arriviamo al nostro lavoro quasi sempre sforniti di quegli strumenti che invece la linguistica somministra da tempo, a cominciare da Ferdinando il Sussurro nell'Ottocento, poi nel primo Novecento, ma poi attraverso tantissimi studiosi, non ultimi due italianissimi fantasticissimi, Cesare Segre e Umberto Eco, i cui testi vi raccomando di riprendere, in modo particolare La ricerca della lingua perfetta di Umberto Eco, che già nel titolo ci dice tutto, e in particolare Il trattato di semiotica di Cesare Segre, uno studioso importantissimo italiano, famoso in tutto il mondo per quanto concerne questi studi. E poi naturalmente capire che nella psicologia, per esempio, del self-defined object di Kossuth, che cosa risiede, cioè quello che è la nostra locandina di oggi. Ci voglio tornare un attimo su, se ci riesco, perché io sono legatissimo per il computer, questo sempre io. No, torniamo, ecco qua. An object self-defined. Kossuth ha fatto anche an object and subject self-defined, cioè un oggetto autodefinito. Secondo voi che significa questa espressione? Lo chiedo ai presenti online, come dire, quasi in telepatia, ma mi aspetto anche da voi una stimolazione su questo tema. Oggetto autodefinito. Cosa pensiamo di un oggetto? Definiamo noi oggetto. Definiamo noi quello che lo stiamo osservando. Un oggetto che non ha bisogno di essere definito. Uno lo vede, cioè, si definisce da solo. La sede, la sede. Nella psicopatologia, che probabilmente è una delle possibili chiavi di lettura dell'opera di Josef Kossuth, la autodefinizione dell'oggetto sta per un disturbo narcisistico della personalità, nel momento in cui noi riteniamo di poter acquisire la nostra identità attraverso la definizione di qualcuno che ci serve come specchio. Quindi noi lo definiamo come il nostro specchio e ci regoliamo nei nostri comportamenti in base al successo che nei confronti di questo qualcuno o di questa qualcuna noi riscuotiamo. Così spiazzante questa definizione che vi sto dando rispetto a quello che normalmente ci verrebbe di dire, cioè praticamente una malattia, se vogliamo dire in termini così volgari, che è lì che ride l'artista, colui che si occupa di semantica, di comunicazione di senso, perché in fondo il produttore di senso per definizione, quasi sempre, è sta sempre stato l'artista, produttore di nuovo senso. Italo Calvino si raccomandava, si dispiaceva del fatto che le tensioni dialettiche nell'ambito della politica, del giornale, questo nelle elezioni americane, nel famoso testo quasi terminale di Italo Calvino, non si litigasse più, non vi fosse più una tale variegatezza di tesi che si scontrassero in modo tale da produrre nuove sintesi. Sì, ci si muoveva, anche nell'88, su una falsa riga di piattificazione, di massificazione del pensiero, in modo tale che più o meno le idee nuove, non essendoci più scontri diretti, sorgano molto più raramente. Il problema si pone nel diritto di oggi, nell'attuale processo, perché se noi andiamo a esaminare, come faremo strada facendo in questa chiacchierata, lo schema di decreto ministeriale che il nostro Ministro della Giustizia ha predisposto e che ha mandato al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio Superiore della Magistratura il 23 maggio, quello che si occupa degli schemi informatici, no? Di redazione degli atti, noi cominciamo subito a considerare che non è tanto la strettezza del numero delle pagine che può impensierirci, ma il fatto che i campi siano predefiniti e esaminabili da un'intelligenza artificiale.
Non c'è niente di più stupido di un'intelligenza artificiale. Tutto è intelligenza artificiale tranne che intelligente, se ci pensate bene. Perché l'intelligenza artificiale potrà diventare onnisciente, potrà essere in grado di essere ultra rapida nella selezione delle informazioni, ma difficilmente riesce a inventare un pensiero laterale, una soluzione intuitiva, una nuova soluzione a vecchi problemi, che poi è la definizione della scienza che dava l'inventore dei missili per aria. Non potrà venire fuori facilmente in una dialettica che è esaminata attraverso degli schemi informatici. Ora, vi premetto che la mia visione del decreto ministeriale è tutt'altro che critica in senso negativo. Ci sono delle cose che hanno ragione di essere, però ovviamente adesso dobbiamo trovare il linguaggio per poterci inserire in questo nuovo contesto che ci limita, ci dice delle cose fondamentali, chiarezza e sinteticità, che poi sono da sempre, come dire, l'obiettivo di qualunque comunicazione. Perché la cosa più difficile di questo mondo, sulla quale si preparano gli scrittori o comunque coloro che si occupano di utilizzo della lingua, è riuscire a scrivere un romanzo in 100 parole. Ed è, sa perfettamente ciò di cui sto parlando. Grandi concorsi letterari nel mondo si sono sviluppati su questo tema di riuscire a raccontare storie di senso compiuto e magari affascinanti e avvincenti in soltanto 100 parole. Soltanto i più in gamba riescono a fare questa operazione, cioè la sintesi è un dono, è una proprietà, è un talento di chi è già a livelli molto, molto alti e estremamente abituato a gestire il linguaggio. L'analisi col tempo si può anche apprendere attraverso lo studio. Io scartavelto un problema, lo affronto più volte, lo analizzo. Probabilmente non giungerò a sintesi innovative o originali, ma riesco ad analizzare un qualunque tipo di discorso, anche partendo da un livello medio di conoscenza del linguaggio. Quello che invece è estremamente complicato è ovviamente proprio il tema della sintesi. La chiarezza la lasciamo per il momento sullo sfondo. Ora, così cercando sempre, prima di arrivare al tema, proprio al problema centrale della giornata. L'oggetto autodefinito è quello che ha detto lei, come quello che ha detto Kossuth. Quello che ha detto Kossuth è essenzialmente: vi sfido a tirare fuori una definizione di questa mia frase. Sud è molto copiato, Joseph Kossuth, per esempio anche da noi a Bari c'è, no, è un artista che fa le sue opere attraverso dei neon colorati, quindi quanto di più elementare e semplice, con delle frasi o delle parole. È molto citato, per esempio a Bari, vicino alla Legione dei Carabinieri, c'è una scritta sud con una freccia. Che significa sud? Che sud? Sud. Se lei va sul lungomare di Bari, per citarne una, qualcuno che copia Kossuth ha pensato bene di indicare con una freccia che verso Brindisi c'è il sud, come se noi non lo sapessimo. Che può significare quell'opera là? Allora, il tema dell'arte io lo voglio anche affrontare, perché l'arte crea nuovi sensi, è semiopera, cioè è per sua definizione uno strumento di comunicazione di senso, e il più delle volte le innovazioni giungono proprio da chi meno te l'aspetta, cioè dagli artisti. Non si contano le, come dire, descrizioni che i fisici e i biologi rubano agli artisti per descrivere modelli innovativi. Quindi evidentemente il linguaggio delle immagini, l'iconografia o l'iconologia, è uno di quei linguaggi che corrono attraverso tutte le operazioni che mentalmente facciamo, perché come sappiamo le immagini ci aggrediscono, sono davanti a noi, noi le subiamo più delle volte. Ma l'esperienza dell'immagine non è il significato dell'immagine. L'esperienza dell'immagine ha bisogno di una riflessione sull'immagine. È esattamente lo stesso discorso che noi facciamo sulla parola. La parola di per sé è muta. È la riflessione che l'essere umano, attraverso le facoltà che gli sono pertinenti, cerebrali, che diventa poi conoscenza. Noi abbiamo i neuroni specchio. Tra i neuroni più appassionanti da investigare e ancora meno noti, nonostante molto molto studiati, pare che i neuroni specchio presiedono alla funzione del linguaggio.
Ma come funziona il neurone specchio? Di questo voi siete dotti quanto più di me, certamente, anzi, probabilmente mi spiegherete meglio come funziona. Però, per quanto ne ho capito io, qual è la definizione, il neurone specchio ci serve a capire non quello che vogliamo dire noi, ma come il ricevente si sta predisponendo a ottenere da noi quella emissione di significato. Quindi stabilire la comunicazione. È quello che dicevamo prima a proposito dell'uditorio rispetto al relatore, ma è quello che accade all'avvocato, dovrebbe accadere all'avvocato nel momento in cui interloquisce voi col cliente, soprattutto con il magistrato, del quale qualche anno fa, Anna ricorderà che avevamo dei clienti, non mi ricordo la Corea, dico forse qualcuno, che ci chiedevano di quale segno zodiacale fosse il magistrato. 30 anni fa o 25 anni fa la cosa, o magari se fosse o meno sposato, quanti figli avesse e così via, dalla Corea. E naturalmente questi messaggi, queste richieste di comunicazione giungevano a noi sorprendendoci quasi del tutto, perché al limite ci aspettavamo e studiavamo per dirgli quali orientamenti avesse assunto su determinate materie, ma tutto ci sembrava giusto e opportuno chiedere tranne che segno zodiacale fosse, tantomeno poi l'ascendente, perché poi bisogna entrare nel dettaglio. Una volta elaborato lo schema, bisogna entrare nel dettaglio, non è sufficiente dire se vogliamo fare gli astronomi o gli astrologi come si deve, dobbiamo entrare nel dettaglio, altrimenti diventa un'informazione imprecisa che destabilizza ancora di più. È fuorviante, come spesso le nostre comunicazioni sono fuorvianti. Qual è il tema? Innanzitutto affrontare il linguaggio dell'interlocutore, quel linguaggio che non parla, cioè il linguaggio corporeo. In alcuni casi è praticamente impossibile affrontarlo, questo linguaggio corporeo. Quando noi lavoriamo alla radio, oppure in questo caso con il webinar, non abbiamo nessun feedback da parte dell'uditorio, non abbiamo nessun... In televisione il problema si sposta sulla propria immagine. Ogni mezzo di comunicazione ha una tecnica, un metodo, uno stile che varia a seconda dell'uditorio che in quel momento si propone all'attenzione del relatore. Se io lavoro per una emittente televisiva nazionale, parlerò un linguaggio diverso da quando lavoro per un'emittente televisiva locale. Perché? Perché è meno potente, perché è meno ricca, perché è meno buona? No, semplicemente perché ho bisogno di studiare che tipo di pubblico essa conquista, attira, quale pubblico la segue. Parlare per il gusto di parlare o semplicemente perché si conosce una cosa che si vuole raccontare agli altri è cosa che desta frequentemente fraintendimenti in generale nel dialogo, soprattutto quando è scritto su quelli che sono i nostri mezzi attuali di comunicazione, cioè Facebook, social, TikTok o cose di questo genere. TikTok no, perché ha un altro tipo di ovviamente basato su video. Cioè noi mandiamo messaggi che già quando nascono la nostra mente non sono chiari e riceviamo messaggi che già quando partono sono poco chiari, perché non esiste la riflessione su ciò che stiamo dicendo, esiste l'automatismo. Questo automatismo è alla base delle dispute tra i linguisti. La linguistica generale, prima di arrivare alla linguistica giuridica, disputa attualmente tra due scuole di pensiero che vi invito ad approfondire. Tra i cosiddetti generativisti, capeggiati dal famosissimo Noam Chomsky, e i cosiddetti cognitivisti. Se io seguo la scuola generativista e la grammatica generativa, affronto il dialogo con voi o con qualunque altro uditorio in modo completamente diverso rispetto a scegliere una metodica che è di tipo cognitivista. È un problema filosofico. Cioè, cosa crediamo? Che le strutture del linguaggio siano date a priori, siano dei trascendentali kantiani? Cioè, il bambino dalla mamma acquisisce in modo innato la lingua della mamma? Oppure la apprende culturalmente attraverso l'esperienza di vita? Questa domanda, che vale anche nel diritto, vale anche nel processo, è esattamente la stessa tutti i giorni. Ce la poniamo inconsciamente, oppure se non ce la poniamo rischiamo di combinare qualche guaio. Ce la poniamo molto spesso inconsciamente. Alessandro Magno decise di, questo dice la leggenda, poi abbiamo anche una storia vera, di capire come si generavano le lingue. E la leggenda racconta che chiuse in una cella dei bambini con i quali
le madri avevano rapporti estremamente sporadici soltanto per l'allattamento. E la leggenda sempre racconta che la prima parola che tirano fuori fu metè. Mamma, quanto di più napoletano ci possa soddisfare, cioè, mamma, mamma. Okay. Federico II, che notoriamente passa, che notoriamente passa per essere un imperatore illuminato, non ha fatto a meno di combinare grosse cavolate e anche commettere crimini molto gravi. Tra questi, la storia, questa volta è una leggenda, ci riporta con Sarimbene la ricerca di Federico II della lingua originaria, della lingua perfetta. Anche lui che fa isola dei bambini in alcune stanze chiuse e i rapporti con le mamme sono solo per l'allattamento. Rapporti linguistici, cioè scambi di parole, comunicazione, zero. Ebbene, questi 10 bambini morirono tutti, tutti, dopo pochi mesi. E non morirono per fame, non morirono per malattie, morirono per mancanza di comunicazione. Cioè una forma di solitudine assoluta che mette l'uomo nelle condizioni di non poter vivere. Questa è storia riportata dalla cronaca di Sarimbene. Federico II si macchiò di questo grande crimine. Possiamo apprezzarne l'intento conoscitivo. Cioè la domanda che si poneva era pertinente. Su questa domanda si sono da sempre accapigliati i linguisti di tutte le epoche. Per esempio, qual è la lingua originaria? Dopo Babele, che cosa è accaduto? Questi molti centri. Dispiace tanto. Certo. Cosa hanno prodotto? Tutto questo discorso sulla lingua è un discorso che ha una base antropologica, perché ovviamente capire la lingua che ci ha formati, in qualche modo ci sembrerebbe di consentirci di capire da chi siamo stati generati, cioè quali sono i nostri ascendenti, i nostri progenitori. Per tantissimo tempo ci siamo convinti che la lingua perfetta fosse l'indo-europeo, che noi fossimo indo-europei. Oggi sappiamo che noi siamo africani, quindi che noi proprio di queste terre del sud Italia siamo stati colonizzati. La prima antropizzazione delle nostre terre proveniva da persone che venivano dal continente attualmente definito africano. Quindi di questi mitici indoeuropei che sarebbero provenuti dalle foci dell'Indo e che avevano queste caratteristiche sia religiose che culturali così particolari che risalendo questi fiumi poi sarebbero arrivati nel nord dell'Europa e poi nel sud dell'Europa, in parte potrebbe avere un credito, ma ormai nella stragrande maggioranza degli studi sulla linguistica, come dire, non è più come dire, un dogma, o si parla di policentrismo della diffusione delle lingue, quindi più centri nel pianeta che hanno diramato attraverso probabilmente etnie e caratteristiche antropiche differenti, linguaggi diversi. Ma noi abbiamo studiato e costruito il dizionario degli indoeuropei. Cioè Benedetti ha avuto la capacità di scrivere una lingua ex novo, cioè addirittura il dizionario di una lingua che forse non è mai esistita. Da cui noi ancora oggi traiamo la gran parte degli etimi che pensiamo essere quelli originari. Il dizionario etimologico della lingua greca di Champrey, che per intenderci è quello utilizzato dalla Biblioteca Ambrosiana, dai papi addirittura, cioè un dizionario etimologico della lingua greca, che purtroppo in italiano non è edito, ma è soltanto edito in francese, è infarcito di etimi, cioè ci spiega di qualunque cosa che abbia a che fare con il greco antico, qual è l'etimologia, il significato originario, il passaggio dalla cosa al nome. Chi è Dio? Il nomoteca, colui che dà il nome alle cose. La prima definizione della divinità è il nomoteca. Io chiamo le cose con il loro nome, ma le cose sono quello che io chiamo con quel nome. Problemi che si amplificano nella linguistica. Oggi l'indoeuropeo è stato in qualche modo abbandonato come mito, come leggenda omnicomprensiva. Però nella nostra cultura l'influsso di questa convinzione genera ancora dei fraintendimenti, genera ancora dei cambiamenti di pensiero. Voglio ancora tornare su, se volete fare qualche domanda nello stesso tempo, io vorrei soddisfare qualche dubbio.
Ecco, la lingua genera dubbi. Leggevo un articolo che ieri era apparso sul Dubbio del professor Greco, che si occupava dell'intelligenza artificiale e della possibilità che l'intelligenza artificiale sostituisse prima o poi il lavoro del giudice e l'avvocato. Ci arriviamo. La comunicazione giuridica è un fatto ideologico, come la comunicazione in generale. Cioè, quello che io comunico è qualcosa che si nasconde nel mio pensiero. Quindi una forma di ideologia. Questo noi lo cogliamo molto bene nel momento in cui seguiamo i cosiddetti processi in televisione, processi mediatici, con tutte le follie e le perniciose abitudini di questi programmi che noi avvocati siamo soliti stigmatizzare un giorno sì e l'altro anche, no? Se io chiamo Porcellum una legge elettorale, ovviamente ho già definito che è una porcheria. Che ne so, se io dico legge truffa o manette agli evasori, fine pena mai, oppure in una trasmissione di queste qui parlo di sospetti o di mancanza di prove o di prove schiaccianti, io sto determinando un mio pensiero attraverso l'uso della parola che tende a influenzare il pensiero altrui. Quindi non è mai la lingua un uso, non ha mai un uso asettico, ha sempre un pensiero che in qualche modo si rivela attraverso il linguaggio. Non a caso Freud parlava dei lapsus lingue, no? Che noi abbiamo tramutato nei lapsus calami alcune volte, ma in realtà anche quel lapsus calami, quell'errore, come dire, che non vizia, che è un errore materiale, è oggetto di riflessione che va in qualche modo analizzato anche nel momento stesso in cui noi lo commettiamo, perché solitamente è iterativo, cioè noi tendiamo a ripeterlo. In qualche modo nasconde comunque un qualcosa che dentro di noi non è ancora manifesto, ma che la lingua inevitabilmente finisce per svelare. Lasciamo perdere quei processi per violenza di genere, vabbè, dove ovviamente questo uso impreparato della lingua, incosciente della lingua, del diritto e non solo, pericoloso, quasi criminale in determinate circostanze, si fa. Per poter affrontare temi così delicati si ha bisogno di apparecchiature estremamente sofisticate, che forse nemmeno i giuristi, come dicevamo prima, si sono del tutto dotati nel loro percorso formativo, di cui nemmeno i giuristi sono dotati nel loro percorso formativo. Allora, passiamo un po' alle cose che sono più forse diciamo di nostra frequentazione quotidiana. Naturalmente la linguistica giuridica è un'applicazione specialistica della linguistica generale, cioè ci sono molte linguistiche che derivano dalla linguistica generale. Vi dicevo che la linguistica generale ha questa dicotomia tra coloro che pensano che i dati del linguaggio siano a priori nel nostro intelletto, cioè nascano con noi e di essi dobbiamo fare uso, non possiamo cambiarli come le lenti di canto scure, se ce le togliessimo non riusciremo più a vedere le cose, noi non possiamo disfarci delle nostre griglie, dei nostri schemi di comunicazione che sono in qualche modo innati. Questo è appunto la linguistica generativa di Chomsky, detta in mezza parola. Dall'altro lato c'è il cognitivismo, che è più empirico, più empirista, cioè sostiene che noi ci serviamo di strutture che si sviluppano nel corso della nostra formazione culturale, la nostra vita. Quindi le strutture del linguaggio si apprendono in stragrande parte, quindi si possono studiare per diventare bravi a utilizzare. Io non conosco nessun giornalista, non ho conosciuto io, mi mancherà, non ho conosciuto che pochissimi giuristi che si sono dedicati all'apprendimento della linguistica prima di affrontare la loro professione. Nemmeno io lo faccio. Io attraverso il dato esperienziale dei tanti mestieri che faccio ho raccolto qualche nozione nel corso della mia esperienza, però dovrebbe essere assolutamente inserito come un elemento fondamentale, perché in fondo la parola è l'uomo, l'uomo è la parola, è la facoltà che ci distingue dall'animale, ma è anche la cosa più facile da archiviare insieme ai numeri. Lasciamo perdere l'articolo 21 della Costituzione, che è quello in cui la parola parola è presente in modo fondamentale, ma in generale in un'epoca di digitalizzazione informatica noi abbiamo da combattere contemporaneamente con l'impoverimento della lingua italiana, della lingua in generale, con un uso
pernicioso dell'inglese, anzi dell'international English, neanche dell'inglese ortodosso e tradizionale, cioè di un inglese meticcio che cambia di luogo in luogo, di situazione in situazione, e che è estremamente povero rispetto alla ricchezza straordinaria della nostra lingua, che è una delle più ricche di tutto il mondo. Quindi, soprattutto nel mondo dell'economia, per fortuna siamo riusciti a proteggerci un po' nel mondo del diritto, noi risaliamo noi, mentre nell'economia si abbandonano all'inglese, pur sapendo che chi non sa parlare in italiano normalmente rabbia in inglese, perché alla fine è di questo che stiamo parlando. Un concetto si può esprimere facilmente nella nostra lingua senza enormi circonvoluzioni, senza periodi che siano anacoluti, rispettando 3-4 regole basiche che poi in fondo lo stesso ministero ci sta indicando di rispettare. Però nel momento in cui noi ci lasciamo andare una discussione con un giudice, magari vogliamo in qualche modo spiegargli tutto quello che l'ante fa. Questo metodo di comunicazione è completamente sbagliato, perché il magistrato non è in condizione di assorbire l'ante fatto. Signor giudice, io vorrei, signora giudice, vorrei dirle che questa storia comincia da allora e che è successo questo, questo, questo e questo. Risposta dell'attenzione prossima allo zero, un solo messaggio. Noi siamo in grado di comunicare a quella mente che ha nella testa un milione di cose, uno solo. E come voi che avete grande esperienza nei tribunali sapete bene, questo unico messaggio deve essere accompagnato con un oggetto fisico. Togliamo la locandina, sì, giusto, troppo di comunicazione. Ecco, sì, ma io purtroppo riesco a fare mai due cose contemporaneamente, tu lo sai benissimo. È una caratteristica, ma io so benissimo che lo stavi dicendo, sono tirate anche voi dell'editorio online, protestate con me per questi insulti. Quindi, stavo dicendo, quindi, togliamo il monitor, che cosa faccio? Cosa lascio? Niente. Riduci ai due. Volevo però farvi vedere qualcosa prima anche di simpatico. Visto che hai parlato dell'atto fisico della... Sì. Mettiamo questa che è più carina. L'atto... Non ti vedo. Non mi vedo. E non visto che hai parlato dell'oggetto. Allora, mi tolgo da tutto e rimango solo io. Visto che hai parlato dell'oggetto da dare al giudice, sì, collegato al pensiero, sì, unico, sì, che è in grado di recepire. Questa dazione che nel processo telematico sparisce, e quindi l'oggetto e la memoria che noi scritta che depositiamo, come è trasunta questa capacità di ricezione del messaggio dall'avvocato al giudice? L'avvocato all'assurdo chiede, nel momento in cui si passa a atti digitalizzati entro schemi predefiniti, quel contatto anche fisico, sia pure oggettuale, con il magistrato al quale noi andiamo a sottoporre la lettera, la carta, qualunque documento, per fargli proprio vedere fisicamente ciò che noi stiamo dicendo, come potrà attuarsi? Beh, non stiamo parlando del processo telematico a distanza, no? Stiamo parlando... Sì, un'altra collega vuol dire, ma... Io ho ripetuto la domanda solo perché anche l'uditorio l'ha ascoltato. Praticamente... Quando noi abbiamo davanti al giudice, forse anche un nostro preconcetto, sappiamo anche che certe volte, il giudice non sa nulla della causa. Quindi ci sentiamo in obbligo per fare, a prestare una buona difesa, riprendere tutto dall'inizio, come fa anche il nostro cliente in studio, che ci dice sempre, ci racconta l'antefatto, eccetera, eccetera, in modo tale che poi si arriva con questo documento che presentiamo al giudice, però che abbia un quadro complessivo della situazione. Quindi la domanda della collega, l'avvocata? Vittoria Carone. Vittoria Carone è ovviamente estremamente pertinente ed è la seguente. Nel momento in cui noi approcciamo al giudice, ci portiamo ideologicamente a riepilogargli un po' tutta la vicenda, in modo tale che quel discorso che gli stiamo facendo si innesti giustamente in un contesto. Però questo è il pensiero dell'emittente. Il ricevente, dall'altro lato, lo dico per esperienza personale e anche attraverso scambi con colleghi magistrati, che per mio interesse sottoposti a queste domande mi rispondono distinto, non so se sinceramente, ma le rispondo distinto anche io. È impensabile
che nel contesto udienza il soggetto ricevente sia riempito di più di una sola proposizione, di un'unica comunicazione di senso. Perché anche se lei gliela va a mettere in mezzo a tante cose, lui è predisposto a fare due, tre, quattro cose al massimo. Cioè in quell'udienza, che cos'è? L'udienza di convalida degli sfratti? Io opererò 3-4 operazioni. Che cos'è? L'udienza di concessione dell'esecutorietà del decreto esecutivo opposto, la prima udienza? Io so che se vado lì devo fare quelle cose lì e basta. Cioè non ho, come dire, la predisposizione ad aprire la mente a altre questioni. Anzi, più lei mi spiega le cose, più mi allontana da quello che lei vorrebbe che io facessi. È un fatto proprio cerebrale, è studiato dagli scienziati. Prego. No, non lo so, anche quello che quando ad esempio vado in camera di consiglio, trattiamo di risultati, i giudici vogliono che bisogna spiegare tutto ciò, perché alla fine c'è sopra un atto, che l'atto di apertura del concordato, in quella fase del procedimento non c'è molto, e i giudici vogliono che si racconti. Esiste. La collega dice che dipende da caso a caso e ha pienamente ragione. Chiaro che vado a fare. Quello che faccio io, le attività che faccio io, anche nel processo esecutivo, io vedo che. Per esempio, io ho fatto giudice tutelare per qualche anno, lì si discute da lungo dei problemi, no, ovviamente, ed è normale, però stiamo parlando. Prego. L'avvocato lo surdo. Io con l'esperienza che io vedo che invece loro vogliono che se ne parli, ascoltano. Bisogna vedere che numero di fascicoli hanno. Sì, questa è la differenza tra il processo, chiamiamolo più generalista, e il processo più specialistico. La stessa cosa potremmo dire per i procedimenti in materia di famiglia, così come ovviamente nel minorile, così come nei casi che ha fatto la collega, che sono casi specifici. Il processo penale lo terrei fuori perché credo che meriti un discorso completamente diverso, considerato anche che lì interagisce anche tutta una relazione fra le parti diverse nel processo penale, quindi un discorso ancora più articolato nel contesto dell'udienza penale, che è completamente diversa da quella del processo civile. Sì, diceva l'avvocato. Credo che valgano le une e le altre cose, quindi è chiaro che quando noi l'avvocatura per esempio ha protestato con riferimento alle udienze telematiche, alle udienze da remoto, soprattutto o peggio ancora, peggio o meglio, poi dipende dai casi, o della trattazione scritta in ambito per esempio dei procedimenti cosiddetti di famiglia, dove si ritiene che la relazione, che si o le relazioni tra le parti che raccontano, quindi tra l'emittente e il ricevente, la descrizione, l'assistenza dei difensori, creano una relazione di udienza, se vogliamo chiamarla così, che sia indispensabile per consentire poi al giudice di emettere un provvedimento adeguato ai fatti. Adesso però, come dicevi tu bene, cioè, le implicazioni del discorso più generale che stiamo facendo oggi sono tantissime, le ricadute sono tantissime, quindi credo che oggi sia veramente un modo per accendere anche in noi dei piccoli... Per vedere se ricadendo questa polvere produce dei disegni magari interessanti, anche se un po' da poi ripulire. Prego. Quindi sono d'accordo anche con te, probabilmente poi il punto di equilibrio, perché poi è sempre quello, diciamo, l'enigma dell'umanità. Quindi fra sintesi e descrizione, a un giudice che ha una pila di fascicoli da trattare, la sinteticità nel contestualizzare la richiesta del provvedimento sia un fatto essenziale, così come poi potremmo arrivare alla sinteticità anche degli atti, che è vero può sembrare limitativa, però può essere uno sforzo di concretezza da parte nostra. Certo, è sempre una innovazione che noi tendiamo sempre ad affrontare con i bias cognitivi di cui disponiamo. Lo sforzo per progredire deve essere sempre quello, forse, di cambiarli quei bias. Allora, il tema dell'analisi è invece proprio insito nella forma mentis del giurista. È quello della sintesi che è lievemente basato. Cioè io oggi non vi dico, o non stiamo discutendo di quello che giustamente avete voi ricordato,
esistono casi differenti, quindi anche procedimenti che richiedono un'attenzione completamente diversa, un numero di procedimenti per udienza diverso a seconda del magistrato, dell'udienza, della casistica e così via. E quindi ovviamente, come abbiamo detto sin dal principio, l'emittente studia il suo pubblico, in questo caso il suo interlocutore, e si regola di conseguenza. Il punto però, avvocata Lo Surdo, cara Anna, è: riusciamo in modo estremamente rapido a switchare, lo uso anch'io volutamente con cattiveria questo termine inglese molto adoperato, dall'analisi alla sintesi, dalla sintesi all'analisi? Cioè, mi accorgo che quando chiedo, per esempio, a un collega di spiegare sulla sua posizione, ha una certa difficoltà ad arrivare al dunque, perché è convinto che io sia stupido. Cioè, la premessa è che se tu mi dici una cosa in poche battute e me la dici bene, io non sia in grado di capire. In realtà è che se io te la dico con poche battute e te la dico bene, tu la capisci benissimo, meglio di qualunque altra analisi, in quel tempo ristretto che hai a disposizione. Noi ci occupiamo di giornali, di testate, di giornalismo. Anna, tu sei la coordinatrice, sono alla prima ora, mi pare, la prima ora di scadenza. Poi voi mi fermate quando volete, avevo anche qualcosa da mandare in onda, poi dopo se volete. Allora, dicevo, tutto perso? Allora, chi sono i giuristi? Sono scrittori per definizione, quindi sono maestri della penna. Tant'è che molti giuristi, non soltanto io e Ebe, ma tanti altri meglio di me sicuramente, si dedicano alla letteratura, alla poesia, al romanzo, alla saggistica, a tantissime altre cose. Magistrati, avvocati, notari. Quindi siamo i maestri della parola scritta. Allora, perché il problema nasce tutto in questo modo? Perché noi che siamo i maestri della parola scritta non riusciamo a trovare, anche quando mandiamo un articolo a Ora Legale o al Dubbio e così via, quella capacità di comunicare in poco tempo il nostro pensiero. Anche lì ci arrivano articoli, come tu sai benissimo, che dobbiamo il più delle volte tagliare. Perché c'è come una preoccupazione da parte di chi scrive che il suo interlocutore sia stupido e quindi gliela devo spiegare proprio bene, 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 altrimenti non la capirà mai. Non è gravissimo. Più gliela spieghi, sei stupido, e meno la capirà. Tanto più sei stupido, presumi che lo sia, gli devi dire una cosa sola e fatta bene, centrando la sua psicologia, non le sue orecchie. Quindi di avere studiato il soggetto con cui hai a che fare, ovviamente. Come dicevano i coreani, vogliamo conoscere il suo segno zodiacale, vogliamo sapere quanti figli ha, vogliamo vedere se è triste, se si veste bene, se porta la giacca, la cravatta oppure no. Perché questo ci serve per studiare la lingua con la quale comunicare con lui o con lei. Prego. Senta, non è questione certe volte di stupidità, è quando si comunica, almeno per me, ho l'impressione che la persona che ho davanti non sappia nulla della questione, quindi la devo spiegare. Ovviamente cerco di sintetizzare, però parto dal presupposto che la persona che ho di fronte a me non sappia nulla della questione, quindi la devo spiegare. Perché se parto invece con un altro preconcetto, che potrebbe essere più o meno qualcosa la sa, ci sono dei difetti di comunicazione e lì poi succedono le lite. Affronteremo questo argomento con degli esempi adesso nella seconda ora, proprio quello che ha toccato lei, cioè il bisogno di inquadrare la fattispecie davanti al giudice. Perché sintetizzare è difficile. Allora, noi partiamo e poi arriviamo ad alcune. È più facile per noi. Adesso vedremo col decreto. Avvocata Regna interviene e ci chiede. Anche il fatto di essere convinti del ragionamento che ci deve come probabilmente sei convinto, insomma, delle ragioni, hai anche più facilità a spiegare, anche in maniera sintetica, quello che se sei convinto delle tue ragioni, sei più convincente, sei più chiaro, sei più capace. Se sei convinto, se hai ragione, se sei convinto di quello che stai dicendo, quindi è difficile essere convinti di ciò che si sta dicendo se si pensa di avere torto. Comunque, d'accordo, partiamo dall'idea di essere convinti di aver ragione. Allora, questa cosa non è tecnicamente esatta.
perché il modulo comunicativo non cambia a seconda se hai ragione o se hai torto. Nel rapporto empatico con la persona, quello che l'avvocata Rina adesso ha detto può avere un senso. Dopo averla studiata psicologicamente, io entro in azione con quelli che sono i miei neuroni specchio rispetto al movimento che ha delle mani, a come ha trattato la causa precedente. Cerco di essere anche simpatico, simpatica. Cerco di essere perentorio nelle mie affermazioni. Ok, ma questo è tutto un public speaking, cioè sono tecniche di esposizione. Qui stiamo parlando di qualcosa che sta prima dell'esposizione, cioè è nel momento della riflessione, nel momento in cui il pensiero, prima di essere espresso, si sta formando. Il diritto parla, il diritto è fatto di parole, le sue parole sono il diritto è la lingua. Una lingua che ovviamente si applica al settore giuridico. Dicevamo del processo come forma di narrazione. Il processo è già di per sé una sorta di romanzo in cui ho di messa in scena, in cui i personaggi si muovono secondo i ruoli che hanno a disposizione entro limiti ben definiti normativamente. Quindi è una rappresentazione scenica che adopera un linguaggio. Come si può fare processi senza essere padroni del linguaggio? Scritto, verbale, mimico, extraverbale, di tutti i generi. Il diritto poi ha un altro aspetto estremamente interessante che sicuramente ha a che fare col tema delle macchine. Oggi che noi ci poniamo di fronte a questo rapporto con la macchina che in qualche modo assorbirà i nostri contenuti, i nostri atti, ci vincolerà e forse sarà anche quella che leggerà più in là ciò che abbiamo scritto, mi piacerebbe e mi piace citare un futurologo molto di moda di questi tempi, che è Thomas Dialas, il quale ha profetizzato in un testo che ormai è passato un po' agli onori della cronaca, che nel 2030 ci saranno 30 trend principali. Il primo trend del 2030 è che le macchine avranno imparato, grazie alla nostra stupidità, a parlare la nostra lingua. Quindi non saremo più noi a parlare la lingua della macchina, cercare di impararla, ma la macchina avrà capito perfettamente come noi parliamo, proprio grazie a quella grammatica generativa che va su forme basiche a priori di Chomsky, partendo proprio da quello. Allora, se la macchina imparerà la mia lingua, sarà la macchina che dirà a me cosa devo fare, cioè sarà la macchina che dirà, una volta appresa la sua onniscienza e appresa la mia lingua. Oppure facciamo un'altra prognosi: nei nostri studi legali dovremmo avere un lavoratore ombra. Si sta formando questa idea con l'intelligenza artificiale del lavoro ombra, che nei giornali è abbastanza diffuso. Il lavoro ombra è quello di chi ti va a prendere tutte le notizie dai giornali, dai media internazionali, poi ti fa una bella sintesi, tu che sei giornalista bravo piglia e ci scrivi su un pezzo, no? Partendo da un dato informativo, da un dato di notizie. Anche nei nostri studi probabilmente ci sarà un lavoratore ombra, che è quello che va sulla macchina, perché sarà inutile per noi eccelsi giuristi perdere tutto quel tempo a riepilogare, a ricercare i dati negli atti precedenti, a rileggere addirittura tutte quelle carte. Niente, semplicemente il robot ci scorrerà rapidamente tutti gli atti che sono depositati. Questo non avverrà tra 5.000 anni. Si prevede intorno al prossimo decennio più o meno, quindi, o forse sta già succedendo, ed è vero anche quello che dice la dottoressa Cirillo. Allora, che succede? Che ovviamente tutti questi nostri studi legali, come forse si faceva una volta con quello che diceva, andiamo a fare la ricerca giurisprudenziale, non c'è niente di più difficile che fare la ricerca giurisprudenziale. Già nella chiave linguistica di ricerca, o sei un genio della lingua, oppure ci metti il quadro del tempo per arrivare alla risposta, perché le risposte ormai ci sono tutte. Le versioni sono ormai tradotte tutte dal dizionario di greco e di latino. Cioè, quando io vado a cercare al computer una risposta, la trovo sempre. Ormai il problema è dargli le chiavi di ricerca corrette, che si fanno sempre più sofisticate, proprio per l'enorme mole di dati che il computer padroneggia. Quindi torniamo al bisogno di noi operatori di avere un'elevatissima conoscenza non solo della nostra disciplina, non solo della linguistica, ma anche della lingua del computer, prima che il computer sia più bravo di noi a fare anche il mio di lavoro.
come diceva il professor Greco, intervistato dal Dubbio, nessuno potrà sostituire l'intelligenza umana con la deficienza artificiale. Cioè, l'intelligenza umana è quella di Edward de Bono, del pensiero laterale, quella che cambia le regole del gioco all'ultimo momento. Non so se vi ricordate quel famoso esempio, quel libro che fece scalpore il pensiero laterale di Edward de Bono, moda del pensiero laterale, del, allora era ebreo, purtroppo c'era questa usanza di utilizzare il mercante come mercante ebreo, che ricatta il debitore dicendogli: guarda, se vuoi ti dà buono il tuo debito, ma tu mi fai sposare tua figlia, giovanissima e bellissima, la figlia capricciata naturalmente questa notizia, un po' sulla falsa riga del mercante di Venezia di Shakespeare, un poco mutatis mutandis. Allora, prendiamo due sassolini, vedi, io c'ho un sassolino nero, un sassolino bianco nella mano, se tu scegli quello nero, allora che fa il malcapitato padre? Cioè, senti, facciamo una cosa, anziché vincere, siccome si accorge che l'ebreo, il mercante, ha scambiato con un trucco i sassolini, lui cambia la regola del gioco, dice no, allora vince, chi, anziché chi prende nero, facciamo che vince chi prende il bianco? Naturalmente il mercante non gli poteva dire di no, perché che motivo aveva? Avrebbe scoperto l'inganno che lui stesso aveva creato. In questo modo hai risolto tutto, hai vinto, tua figlia è salva, il debito è condonato. Questo modo intuitivo, prima di tutto, laterale, alternativo, è il meccanismo generativo della nostra evoluzione di esseri umani. Cioè, se noi fossimo stati nelle griglie del computer da quando siamo nati, avremmo tirato fuori 1.500, 8.900, 1.700.000 idee, ma sarebbero stati un numero chiuso, closed numbers. Cioè, intanto noi ci evolviamo proprio perché scambiamo le regole, perché andiamo fuori dalle regole, perché ci inventiamo regole diverse, cosa che il computer non potrà mai fare, perché la logica è serrata. Può darsi che inventeranno pure un computer. Matrix ce lo dice, che le macchine domineranno sugli uomini, che saranno più intelligenti anche di loro. Lo stesso Blade Runner, no? Di questo parla essenzialmente. Quindi nella letteratura e nella cinematografia questo tema è fin troppo trattato, no? Veniamo alle nostre cose. Come fare cose con le parole? Voi sapete che il nostro sistema giuridico presenta questa alternativa nello studio linguistico tra enunciati performativi e enunciati constatativi. No, l'enunciato performativo è quello che esso stesso produce l'azione. Vieto di fare questo, la seduta è tolta, lo giuro, sono enunciati performativi. Accerto che il contratto si è stipulato in quella data, sono enunciati constatativi, che hanno problematiche completamente diverse, perché il nostro modo di operare più delle volte è basato su enunciati performativi. La lingua italiana nasce col diritto, questo è un aspetto molto importante da ribadire sempre, cioè non solo il diritto è lingua, ma la lingua italiana è diritto, è biunivoca questa relazione. Il primo documento in volgare italiano scritto risale al 960 ed è il famoso Placito Capua di Capua o Placito Cassinese. Sono tre documenti notarili con delle testimonianze giurate per la prima volta in volgare, quindi nel prodromo della lingua italiana, molto prima di Dante, molto prima della questione della lingua con Pietro Bembo, molto prima di Noam Chomsky e di tutti gli linguisti di oggi. Quindi lingua italiana e diritto da quel momento hanno camminato molto, molto, molto spesso insieme. Però il problema è che determinate parole, ovviamente utilizzate dal diritto, vuoi per lunga tradizione, vuoi per derivazione latina, vuoi per uso nei tribunali, non posseggono lo stesso significato che hanno in italiano, ed ecco che quando per esempio vengono utilizzate dai giornalisti possono essere usate in modo completamente improprio. Dicevo dello studio dell'interlocutore. Direi però che a questo punto si può passare, per evitare di saltare poi la parte più tecnica, alla cartella, questa che avevo prima. Entriamo nel decreto ministeriale, perché così gli esempi si faranno ancora più chiari. Mi ero portato anche qualche cosa un po' più ironica da proporvi, sempre con questo metodo un po' per argomenti. Come vedete, questa è la dimostrazione che le parole che usiamo nel diritto si possono utilizzare in modo completamente diverso per cose che non hanno niente a che vedere. Questo è un quadro
di Alfonso Palieri, un nostro collega barese, artista, avvocato, che gioca con le parole e con le immagini contemporaneamente, anche con il diritto, naturalmente, che è una parte del suo lavoro. Per esempio, Salvezze limitate mi fa impazzire, questo Salvezze limitate, te lo devo ingrandire, che sono, spero che si riesca a vedere, che sono gli ex voto di una chiesa. Questo utilizzo ormai improprio della lingua latina da parte degli avvocati è una cosa che forse possiamo, grazie al computer, abbandonare. Perché anche qui è vero che la sintesi è latina, i broccati. Obbligato, excuse, vincu, con necessità, al singimo, al cui solvente rei, secondo nostra città di chiuda. Nessuno al mondo riesce a sintetizzare il concetto di obbligazione quanto il broccardo latino. Quindi noi casomai dobbiamo studiare nuovamente il latino per imparare la sintesi. Chi riesce a dare una definizione così pregna di tutte le sfumature quanto gli studiosi del latino, gli studiosi del diritto latino? Pochi. Prendiamo il nostro decreto che se no scappa, qui, schema, decreto, Ministero della Giustizia. Qui avremo tantissime cosette su cui soffermarci. Allora, apriamo questo qui. Con codice regolato. Mi aiuti? Forse si sta. Allora, riuscite a vedere, spero, quello che stiamo guardando insieme. Questa è la comunicazione, la lettera di accompagnamento del nostro ministro Nordio, il quale dice, perché qua si tratta di letture testuali, voi sapete che la Cartabia ha riformato l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, se volete ce lo riguardiamo anche insieme, ma forse è importante per andare nell'analisi dettagliata delle norme, regolamento per la definizione dei criteri di redazione dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 di Spatto CPC e disposizioni transitorie, corredato dalla relazione illustrativa. È un documento che presto avrà una notevole influenza sulla nostra vita forense. La normativa di riferimento la cita il decreto della risparmio, articolo 121, articolo 46 che abbiamo già citato, la legge delega. Allora, innanzitutto l'atto giudiziario si trasforma in uno schema informatico. Deve essere inserito quindi in un mondo che non è il suo. Ci sono dei campi prestabiliti entro i quali devono essere inserite le nostre cose. Attenzione, non stiamo parlando di un decreto che riguarda esclusivamente il lavoro degli avvocati, ma che riguarda parzialmente anche il lavoro dei giudici, dei magistrati. Tutti gli atti espongono gli argomenti in modo chiaro e sintetico. Questa invia di chiarezza e sinteticità noi ormai la ritroviamo nell'articolo 163, nell'articolo 163, nell'articolo 363. Cioè chiarezza e sinteticità è la cosa più di moda che si possa dire. Per me chiarezza, quando si fa un atto giudiziario, è come essere tautologici, vuol dire deve essere chiaro. Se un atto giudiziario non è chiaro, è una cosa che non esiste, che non serve. Evidentemente c'è bisogno però di raccomandarla, questa chiarezza. Allora, gli atti di citazione, i ricorsi, quindi tutti gli atti produttivi, le memorie difensive, gli atti di intervento, devono seguire questo schema base, che poi fino a prova contraria è quello che noi abbiamo sempre utilizzato, quindi l'intestazione, l'ufficio giudiziario, il tipo di atto, le parti, le parole. Ecco, qui cominciano a sorgere i problemi, l'indicizzazione delle parole chiave. Questo lavoro i giornalisti lo sanno fare molto bene. Che succede? Che tu devi
farti un bel, una bella stampa del tuo atto, se vuoi, oppure con il computer se sei più bravo di me, e ti devi andare a evidenziare, sottolineare quelle che prima di tutto tu, soggetto emittente, ritieni delle espressioni chiave che passerà il giudice per comprendere in tempi brevi quello che può essere lo schema di base della causa. Naturalmente poi, se vorrai, potrai aggiungere, ed è opportuno pensarci vivamente, un abstract, ci dirà tra un po', cioè una sintesi, un riassuntino di quello che è la causa. Tutte cose sulle quali non so se siamo proprio preparati, perché questa è una cosa un po' più per scrittori, l'abstract per accademici. Chi di noi si è messo lì a farsi riassuntino di quello che già ci aveva nella testa? Invece serve e servirà sempre di più. Parole chiave, massimo 10 che individuo. Quindi noi prendiamo le parole chiave che ci siamo segnalati nel nostro atto stampato, scegliamo le migliori e 10 di esse le infiliamo nello schema informatico. Naturalmente nelle impugnazioni, ovviamente vi spiegare che cosa impugnando, ci mancherebbe, i fatti e i motivi in diritto, chiaramente in modo distinto e specifico. Allora qui vi ho portato un esempio grafico, perché la grafica c'entra anche. Senza rivelare, ovviamente, ho cercato di cancellare il cancellabile. Allora, questo è un atto che mi giunge, per esempio, così com'è. Non so se loro lo possano vedere, non credo. Quindi è un atto piatto per definizione, in cui non è dato avere nessun segnale di strada da percorrere. Le parole vengono messe una dopo l'altra, sempre con una successione aniconica. Cioè c'è solo il testo, solo la parola, niente di grafico, nessuna immagine visiva, non dico immagine intesa proprio come immagine, ma come qualcosa che richiama la memoria visiva. Questo è l'atto sbagliato. Lo era già prima del decreto ministeriale, lo sarà sempre, perché la mia mente di essere umano e anche la mia mente di giudice, se vogliamo fare il gioco avvocato giudice, ha bisogno di essere attratta da elementi grafici, che non sono solo i grassetti, ma la paragrafizzazione. L'aver individuato prima noi quali sono le tre parole di quella eccezione che stiamo facendo, che sono chiave, che vanno messe lì a distinguere i vari paragrafi, come più o meno cerchiamo di fare. L'ho messo per loro. Infatti volevo farvi vedere un esempio di atto graficamente impostato bene. Ce l'avevo tra le mani 2 secondi fa, non so perché mi sia fatto. Però sulle gambe, ecco, perfetto. Allora, questo invece, no? Già si vede graficamente che si presenta in una maniera diversa. Cosa siamo andati a evidenziare? So che voi siete maestri a fare tutto questo, però forse non tutti lo sono e non tanto ci si presta attenzione all'importanza di tutto questo. Cioè è tutto sporco l'atto, è tutto pieno di evidenze e soprattutto quando poi va al diritto, crea paragrafi. Dice la tesi o l'eccezione a seconda che sostiene sia la propria e già racchiude in una piccola forma di storytelling il suo contenuto, cioè oltre alla norma o alla tesi, il sussistere di gravi motivi ex articolo 624 per la sospensione dell'esecuzione. Uno, insussistenza del fumus boni iuris, lettera A, l'applicabilità della normativa o della giurisprudenza emergenziale. Ma così, giusto per entrare nel dettaglio. Chiaramente c'è un ordine che è quello delle eccezioni preliminari, iniziale, poi me, tutte cose che voi insegnate a me, non devo. Però la parte grafica sovente non è curata, così come è fatalmente operata una certa ripetitività di alcune tesi, quella spianca. La confusione va bene quando hai torto, magari, nella causa, quando hai ragione, non credo che sia la strada giusta aggiungere tanta roba, soprattutto quando hai ragione, devi dire 5 cose veloci. Questo è quello che il computer ci sta adesso dicendo di fare. Poi ci chiederemo la ricchezza del linguaggio, la differenza per evitare, perché non c'è solo l'atto che è una notte nera in cui tutte le vacche sono nere, direbbe Hegel. C'è anche l'atto troppo pieno di roba, c'è anche l'atto che comunque
graficamente sembra scritto bene, ma poi alla fine è pieno di proposizioni cariche di subordinate, in modo tale che per andare a ritrovare poi soggetto, predicato e complemento, il giudice ci mette 5 minuti. Psicologicamente abbandona subito il campo, perché no, i giudici non leggono le nostre. Boh, io direi che se le scrivessimo bene e il giusto livello di estensione fisica, fatalmente quelle 5, 7, 8 pagine leggerebbero tutte. Il problema sta nel fatto di essere noi in grado di utilizzare un pensiero che va dritto all'obiettivo, che non significa essere poveri. È proprio la ricchezza del linguaggio che ci può permettere di andare più facilmente dritti all'obiettivo, la padronanza dei mezzi della lingua. Quindi quando noi ci accorgiamo che stiamo ritardando il messaggio principale, vuol dire che stiamo già sbagliando qualcosa. Se noi dobbiamo dire una cosa che ha bisogno di tre parole, dobbiamo stare nelle tre parole. Poi vediamo se è il caso di allargare. Esposizione distinte e specifiche in parti dell'atto separate dei fatti e dei motivi in diritto, nonché quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione che va impugnati. Nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, anche qui quella usanza di dire documenti come da indice è una di quelle cose che fa incavolare non poco il giudice. Perché lo devo fare io il lavoro che invece dovresti fare tu? Fallo tu al posto mio. Io so che voi queste cose i vostri praticanti, i vostri studenti, le dite sempre, ci mancherebbe, non le dico agli esperti, le dico a coloro che però non hanno avuto ancora tutti i rudimenti di questo mestiere, ma in fondo di ripetercele anche noi non fa proprio male. Eventuali questioni pregiudiziali, poi riguardo ai motivi di diritto, esposizione di eventuali questioni pregiudiziali, preliminari, quelle di merito, indicazione della norma di legge, tutte cose che sappiamo, quindi niente di nuovo. Conclusioni con indicazioni distinte di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare di merito, tutte cose che facciamo già, non abbiamo problemi. Indicazione specifica dei mezzi di prova, dei documenti prodotti, con la numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale. Qui comincia forse qualche fastidio, però in fondo se noi abbiamo fatto bene sin dall'inizio il nostro lavoro, i documenti li abbiamo messi vicino al momento in cui li citavamo e poi li abbiamo pure ripetuti nell'indice, perché aumentare qui la dose non fa male, non è prolissità ma è chiarezza. Valore della controversia, richiesta di stazione di spese, indicazione proveniente ammissione e patrocinio. Naturalmente poi c'è una norma come di salvataggio che si applicano in quanto, cioè, o meglio una norma estensiva, dice che queste disposizioni vanno un po' bene per tutte, anche agli altri atti del processo, non soltanto a quelli introduttivi. Gli atti processuali successivi alla prosecuzione indicano il numero di ruolo, vabbè, cose che sappiamo più che bene. Andiamo avanti. Ho messo qui. Una cosa che avevo saltato. No, ce l'ho qua. Salve le esclusioni e deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione è contenuta al limite massimo di 50.000 caratteri, circa 25 pagine, nel formato di quell'articolo 6, cioè corpo 12, interlinea 1,5, giusto per ricordarci di tutte cose che noi già abbiamo sempre operato e fatto in questo modo. Quanto alla citazione e al ricorso, alla comparsa esposta alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terza, le comparse, le note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione. Quindi questi atti sono codificati max 25 pagine per 50.000 caratteri. Quindi sono preoccupati che noi si aggiri il divieto a 125 pagine per 60.000. Quindi questa indicazione è proprio tassativa, anche se sembra così liberale, no? 25.000 caratteri per quanto riguarda le memorie, le repliche, le note di trattazione, forse no, le note di trattazione sono stabilite in 4.000 caratteri, quindi 25.000 caratteri con 13 pagine per quanto riguarda gli atti intermedi, 4.000 caratteri per le note di trattazione scritta, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto in udienza, sono delle clausole, diciamo, di salvataggio. Non si computano gli spazi, ma vedete quanta precisione il ministro ci mette nel... Dietro tutto questo c'è un lavoro fatto dal gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali e che è stato creato con decreto ministeriale 9 febbraio 2016,
in cui noi abbiamo in retroscena di questa novità. Cioè, se vogliamo capire questo decreto ministeriale, dobbiamo andare a leggerci gli atti preparatori di questo gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti, dove dei letterati, come vogliamo dire, dei filologi, dei linguisti, si sono sforzati di, come dire, semplificare il nostro lavoro spiegandoci parole che sono in tutti i dizionari di questo mondo, come se noi non fossimo in grado di andarle a leggere. Articolo 4, esclusione dei limiti. Qui ci sono le eccezioni che confermano la regola. Ma se pensiamo, ecco, questa eccezione che mi conferma la regola mi fa pensare al diritto in generale. Difficile incapsulare il diritto in una regola esso stesso, perché il diritto funziona da sempre proprio secondo il meccanismo della regola e dell'eccezione. Non c'è diritto se non c'è eccezione. Come può un'intelligenza artificiale andare a pescare, capire, interpretare, utilizzare questo sconfinato diorama di opzioni che sta nel dubbio e nell'eccezione? È molto complicato. Come faremo noi a tradurre le nostre eccezioni semanticamente in questi limiti? È oggetto dei nostri studi. Sono esclusi da tutte queste cose l'indice, i limiti, quelli diciamo di battute e di pagine. Invece possiamo scrivere tante belle cose riguardo appunto qual è il, diciamo, la sintesi e l'indice dell'atto, l'indice dei documenti, l'indicazione, le dichiarazioni di avvertimenti previste dalla legge, chissà quanto potranno durare, e poi data, luogo e sottoscrizione, relazione, questi limiti, non, cioè queste parti non rientrano in quei limiti. Quindi se vogliamo scrivere un abstract, vogliamo scrivere una sinossi, vogliamo scrivere, non sarà conteggiata all'interno di questi limiti. Poi sono delle deroghe se la questione ha una particolare complessità in sé, a seconda della tipologia, del valore, del numero delle parti, della natura, degli interessi coinvolti, possiamo scantonare da queste regole. Il difensore lo deve dire che sta scantonando, a cui poi ci sarà interessante spiegare quello che il computer dovrebbe capire, cioè io sto trasgredendo il limite perché ci sono queste ragioni per cui sto trasgredendo il limite, quindi mi autorizzo. Poi ci sarà da affrontare il tema della nullità, invalidità o meno degli atti. Qui si chiarisce che questi non sono fonte, la trasgressione di queste regole non è fonte di inammissibilità, invalidità, di nullità degli atti. Però ci sono sanzioni che provengono da altre norme del codice di procedura civile che i giudici utilizzeranno ampiamente, diciamocelo. Sempre piccola interruzione, sempre che non abbiate voi questi ultimi 20 minuti a fare delle domande specifiche. Mi è capitato di dover smaltire un ruolo molto vetusto di ex Barletta, circa 400 cause che provenivano dalle sezioni distaccate, quasi tutte a PC, cioè tutte da decidere. Ci ho messo 4 anni, l'abbiamo smaltito. Ok, alla udienza di presentazione e conclusione, che più delle volte proveniva da quando era ancora attivo il tribunale, sezioni staccate Andre, sezioni staccate Barletta, gli avvocati, lui e specializzazione e conclusione, erano soliti scrivere 3, 4, 5 pagine di precisazione delle conclusioni, con lo scopo encomiabile, come diceva l'avvocata, di fare un po' di riepilogo delle puntate generali, in modo tale che il giudice potesse arrivare a quell'udienza. Cosa succede? Inevitabilmente si fatica molto la lettura del magistrato, con scrittura probabilmente più delle volte autografata, quindi nemmeno stampata o computerizzata. La prima cosa che ho fatto di fronte a quel ruolo è tenermi i fascicoli e quindi scrivere io i verbali. Per 2, 3 ottime ragioni. La prima è che la mia scrittura, se non sono proprio asino di natura, la capisco meglio di chiunque altro. La seconda è che dovevo frustrare questo desiderio dei colleghi di fare gli epiloghi che sono già nelle carte precedenti, siccome i faldoni erano già così. Ovviamente non era proprio il caso di aggiungere qualcosa. Cos'altro vuoi aggiungere, fratello mio, nell'udienza di presentazione delle conclusioni, sorella mia? È vero che la minaccia della contestazione analitica e specifica di ogni avversa tesi è sempre come la spada di Damocle, che è da lì che sono arrivati altri mali. Perché se tu mi terrorizzi con la paura che se non rispondo parola contro parola del collega, io sono lì tutto agitato. Ma ecco la filosofia del linguaggio che presume un pensiero. È inutile che io vada a rispondere 100.000 volte a ogni virgola che ha detto il collega, anzi lo sto seguendo per la via sbagliata.
io devo proprio ignorare questa profusione del collega e andare a ribadire in 3-4 concetti fondamentali quelle che sono le mie ragioni di base. Non c'è bisogno. Quante volte ci capita? Paolo, e colleghi e colleghi, quante volte ci capita, soprattutto quando abbiamo ragione, di trovare un altro avversario che è pieno di roba, da morire, che ti si infila nelle cose più strane, proprio le più particolari. E allora tu che fai? Sei tentato di seguirlo, devi smentire quella sua tesi, ma poi ti dici, ma questa è una palla sparata al vento, che cosa la inseguo a fare? Saggezza e filosofia del diritto ci insegna che non seguo il, diciamo, il criminale nel suo covo, scusate la metafora impropria, no? Cerco di stanarlo e farlo venire verso di me, quindi esattamente il contrario. Ma tutto questo richiede un tempo di meditazione e una preparazione su quelle che sono le cose che del come lo dovrò dire, non che cosa dovrò dire come contenuto, ma come lo dovrò dire, che noi ancora oggi, nonostante tutto, fatichiamo ad assimilare in termini di chiarezza e immediatezza. Non chiamerei questa sinteticità, direi che si tratta di perentorietà e immediatezza, cioè emittente e ricevente parlano la stessa lingua per un breve lasso temporale, gliela devo passare subito quella informazione. Le deroghe le abbiamo viste più o meno, stiamo vedendo uno storytelling. In realtà c'è uno storytelling prima di fare l'atto, ci dobbiamo raccontare da soli per stare in quei limiti che stiamo vedendo. Nel caso previsto al comma 1, cioè quando c'è particolare complessità, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, una breve sintesi del contenuto del fatto. Io sono sicuro che la parte più complicata per tutti noi sarà questa, quando saremo costretti a fare indice o abstract, che dir si voglia. L'indice cambia posto. L'indice diventa la prima cosa che dobbiamo mettere, anziché... Però quello veramente è un indice degli argomenti che andrei a trattare, come si costituisce poi un volume, un saggio, poi alla fine, una specie di articolo. E questo qualcosa. Già nel protocollo, per esempio, questo... per la redazione degli atti di Cassazione. E anche la presente nella commissione di studio della Corte di Cassazione a proposito dei principi di chiarezza e sinteticità, proprio questo tema. Io... nel protocollo dell'atto della redazione delle cose, il punto di corso di Cassazione, con l'indice degli argomenti in prima facciata, quando documentare ovviamente. In modo tale che prima ancora di cominciare il magistrato possa anche sapere se è il momento di affrontare quel fascicolo o un altro, perché se si lo vede troppo complicato magari deve anche avere, come dire, una possibilità di gestione dei fascicoli, quindi se deve andare in vacanza una settimana si porta quello più grosso, se va così rapido. Cioè in fondo anche di questo non sono minimamente problemi, diciamo provvedimenti risolutivi, non stiamo parlando di una riforma epocale che risolve i problemi. Stiamo parlando di piccoli accorgimenti che leniscono un po' i ritardi, che forse se capiti bene dalla classe forense può darsi che qualche miglioramento lo provocherà, ma alla fine scopriremo che i veri problemi della giustizia con queste riforme non si toccano nemmeno, cioè sono in tutt'altra sede. Ci dice che dobbiamo seguire 12 punti, in termini 1,5, margini orizzontali e verticali quando avevamo l'uso bollo erano 2,5 cm a destra e a sinistra, siamo abituati a farlo, non sono consentite note, molti sono abituati anche opportunamente a mettere note giurisprudenziali, no, puoi citare soltanto gli estremi della massima, ma non il contenuto della massima. Il giudice, a sua volta, redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico nel rispetto di criteri di cui sopra. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti e della natura. E qui c'è un squilibrio. Assolutamente. No, quello che l'avvocatura ha, cioè un'asimmetria, come dire, linguistica, di apertura al linguaggio giuridico, per cui il magistrato deve avere un terreno sconfinatamente ampio di operatività. Anna, forse è anche giusto per certi aspetti. È anche giusto perché se vogliamo salvaguardare quella famosa riflessione sul dubbio, sulla fantasia, sulla umanità, sul dubbio del dubbio, su un'eccezione impensata da alcuno prima. In fondo dobbiamo dargli questa libertà al giudice. Molto spesso mi accorgo e mi rendo conto che la sentenza viene sviluppata con due metodologie basiche. La prima è quella che va a rispondere
più o meno alla gran parte delle questioni che gli avvocati sottopongono. Ma oggi è molto in voga la sentenza sintetica, cioè quella che non dà praticamente più risposta a nessuno, è come se facesse una sua sintesi di tutto quello che è successo e arriva per la questione della ragione liquida direttamente alla soluzione del problema. Questa faccenda poi della ragione liquida ha determinato una serie di approcci diversi sia nella stesura degli atti che nell'approccio alla redazione delle sentenze, perché il magistrato cerca dovunque ragioni liquide. Subito va a dire qual è la cosa che mi libera immediatamente, magari quella che l'avvocato non aveva neanche immaginato che potesse essere dirimente. Quindi anche qui una certa, come dire, obbligatorietà di studio delle forme linguistiche da utilizzare. Non sono contrario a una disparità, una simmetria avvocato-giudice in questo caso, perché vorrei che il giudice pescasse dell'impossibile risoluzioni al possibile. Se non ci sono riuscito io, perché vietare a lui di farlo, ampliare ancora? Cioè, lo so che il processo civile è un processo di parte, paraponzi, forse può, ma noi quello che avevamo da dire l'abbiamo detto, e nelle maglie e negli interstizi della norma che spesso si trovano le soluzioni. Non gliela toglierei questa maggior libertà. D'altra parte, la quantità di pagine, cioè 50 pagine, 25 pagine, e diamo, se tu quei 10-20 concetti non ce la fai dire in 25-50 pagine, quando è che ce la farai? Allora c'hai dei problemi, hai tu dei problemi linguistici, no? Quindi non ci possiamo troppo lamentare di questo decreto ministeriale. L'importante è che si possa evitare la confusione tra l'intelligenza artificiale e la mente umana, cioè riuscire a mantenere, questo è tutto il vero problema di questa norma, riuscire a mantenere salva quella ricchezza di interpretazioni che è tipica della mente umana, però in qualche modo imparando noi la lingua del computer, non facendo come dice il futurista, il futurologo, dice le macchine imparano la tua lingua e ti toglieranno di mezzo perché tu consumi troppa energia. E loro hanno bisogno di salvarsi con l'energia. No, il contrario, siamo noi che impariamo il modo di pensare della macchina e la sfruttiamo nei nostri atti. Sono questioni stimolanti. Però al momento le obiezioni che sono state mosse sia dalla magistratura che dall'avvocatura sono tutte legate alla compressione, da una parte, presunta compressione di rete. Da una parte il diritto di difesa e dall'altra anche della, per quanto riguarda il giudice, anche il Consiglio Superiore della Magistratura al momento ha, leggevo proprio stamattina il parere della sesta commissione, ha chiesto soprattutto un rinvio dell'entrata in vigore dell'applicazione perché ovviamente la ricaduta pratica della immediata entrata in vigore di queste disposizioni creerà sicuramente un ulteriore sconfitto. E noi sappiamo che per i bravi dicevano, parlavano dell'eterogenesi dei fini, tutte le misure acceleratorie del processo si traducono almeno in un periodo iniziale anche abbastanza non necessariamente breve nell'effetto paradossale di provocare invece rinvii e rallentamenti, perché la macchina, o meglio il sistema nel quale le innovazioni vanno a operare, non è mai pronto a recepire quelle innovazioni, quindi ci mette un tempo N per reagire e adeguarsi a quel sistema. Questo lo sappiamo, avendo attraversato la nostra vita professionale innumerevoli riforme con le quali inseguiamo ormai la chimera dell'accelerazione del processo. Propongo un approccio più dialettico in questa occasione, perché la nostra ricchezza di idee, quella dell'avvocatura, è tale che nel momento in cui, anziché contrapporsi in questo ambito, sviluppa una forma di linguaggio di redazione di atti alternativa, propositiva e vincente, in quanto comunque da qua non fuggiremo in ogni caso, perché se l'obiettivo non è la chiarezza e la sinteticità, ma ovviamente è la celerità per la deflazione del carico, cioè sono sempre subobiettivi questi qui che mirano all'unico vero assoluto Dio, che è smaltire il tribunale, smaltire i fascicoli e togliere dalla scrivania dei giudici, ok, mandarli in decisione. Questa cosa non si otterrà con questo sistema comunque, però comincia a svilupparsi una forma di educazione al linguaggio di cui forse avevamo un po' bisogno. Allora questa è la parte positiva che salverei, la fast consequence. Sono d'accordo assolutamente. Che in fondo poi è quella che abbiamo cercato di sviluppare anche nelle esperienze giornalistiche di comunicazione culturale. Abbiamo scoperto in questi anni che i giuristi sono interessati a tantissimi campi della cultura che non sono in grado di sviluppare perché non c'è un uditorio vero e proprio.
Allora, tutte queste qualità dell'avvocatura e dei giuristi in generale forse potrebbero cominciare a venire fuori, la vedo in termini positivi e ottimistici, mi rendo conto che potrei essere meno ottimista, ma la formazione sarà tutto. Infatti Paola Cerchinuno, Ebe Guerra e l'avvocato Fioretti, non perché hanno ovviamente invitato me e Massimo Corrado Di Florio, ma perché hanno colto con anticipo quello che poi dice l'articolo sulla formazione di questo decreto, che addirittura la Scuola Superiore della Magistratura dovrà tenere conto delle linee programmatiche proposte. Il Ministero favorirà le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione di atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura. Le iniziative formative comuni alla magistratura con il coinvolgimento di linguisti e di entrambe le categorie. Parleremo la stessa lingua se ci metteremo tra linguisti, avvocati, magistrati? Riusciremo a parlare la stessa lingua? Questi sono un po' auspici. Io sinceramente non ho mai visto in un decreto ministeriale una parte letteraria così sviluppata, cioè una parte semantica, una parte, come dire, propositiva, che seppur diciamo allineando tra le righe esiste, cioè c'è un pensiero dietro questa normativa, e non sempre io ce l'avevo visto in passato, cioè un fine da raggiungere probabilmente ideologico che magari non ci piacerà nemmeno, non ho idea quale possa essere, si intravede, cioè una maglia, una rete, una logica a tutto questo si intravede, e possa essere in futuro giudicata perversa o salvifica, lo sperimenteremo e sarà anche parte merito o colpa nostra, però c'è qualche idea. L'osservatorio permanente era già stato istituito, in realtà cioè è stato istituito questo centro studi, quel gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, ovviamente c'è un controllo in itinere da parte del Ministero per vedere se funzionano questi criteri nazionali, si spera che sia attento questo controllo, elementi di valutazione da parte dell'osservatorio potranno essere accolti ai fini di aggiornare il decreto con cadenza biennale. Naturalmente bisogna inserire anche degli esperti di linguistica giudiziaria presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Ma scusate, se fino a un po' di tempo fa le sentenze erano pressappoco queste, o anche gli atti, Cassazione, sezione penale unita e sezioni unite penali 10-7-2002. Dello schema condizionalistico integrato del criterio di sussunzione sotto leggi scientifiche sono state sottolineate da un lato la portata tipizzante in ossequio alle garanzie costituzionali di legalità e tassatività delle fonti di responsabilità penale e di personalità della stessa, come detto la Costituzione, dall'altro, nell'ambito delle fattispecie causalmente orientate, la funzione selettiva delle condotte rilevanti e perciò delimitativa dell'area dell'illecito penale, superato per l'orientamento che si sostanzia in pratica nella volatilizzazione del nesso eziologico, come scrivono alcune sentenze, scriviamo anche noi alcuni atti. Quindi, di fronte a questo tipo di tendenza, che era esattamente l'inverso di questa, cioè il giurista è da sempre beato della propria tecnicità, del proprio ermetismo, della propria aulicità, della propria capacità di scavare parole desuete da millenni. Questa è una malattia grave. Noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. E la dovremmo anche smettere di paludarci in linguaggi criptici. Devo dire che questa abitudine gli avvocati la perdono con i clienti. Noi siamo coloro in grado di padroneggiare almeno 10 su 2. E anche il dialetto alla perfezione, alla correnza. Togliamo il video. Questa cosa è supporto comunicativo. Solo di qua. Nel cercare un po' di tirare la sintesi. E questo discorso poi porta al discorso sul linguaggio semplice. Adesso un'associazione con cui abbiamo interloquito con Ora Legale in passato, un'associazione milanese con Ileana Alessio e altri, da tempo era questo che volevo io parlo per te, perché forse il pubblico non può ascoltare. No, il linguaggio curiale, il linguaggio per specialisti, che poi diventa una negazione di un diritto fondamentale alla comprensione.
Il processo, tu hai detto bene, è una sceneggiatura, è un rito, possiamo definirlo in tantissimi modi, ma è uno spazio abitato da persone che sono in una situazione di asimmetria culturale. E Assolutamente. quindi diventa, come dire, la distanza tra il processo, la giustizia, ne abbiamo parlato l'altro giorno, anzi ne abbiamo sentito parlare, e i cittadini si misura anche attraverso il linguaggio. Io che sono portata, come te, a guardare sempre i lati positivi anche delle innovazioni, sto ancora riflettendo su quel decreto, su quello schema di decreto. E credo che paradossalmente, come sempre si dice, il linguaggio semplice non è un linguaggio povero, lo hai detto anche tu prima, anzi, soltanto un linguaggio complesso, soltanto una complessità di pensiero è in grado poi di elaborare un linguaggio semplice e comprensibile per tutti. E questo sforzo che ci viene chiesto nei nostri atti, forse possiamo leggerlo anche come invece un salto culturale che dobbiamo compiere. Certo, faticoso come tutti i cambiamenti culturali. Perché ci Allora, destabilizza. l'avvocato Guerra ha introdotto questo seminario con una frase di Wittgenstein che diceva proprio questo: se hai qualcosa da dire, dillo chiaro, perché sennò è inutile che tu lo dica, non lo dire proprio, sei zitto se non sei in grado di dirlo in modo chiaro. Anche perché per Wittgenstein il linguaggio è in grado di contemplare la totalità del mondo, quindi è l'unico mezzo per comprendere l'universo, addirittura per Wittgenstein. E in fondo non si sbaglia molto se pensiamo ai linguaggi non verbali come la matematica o altre forme di comunicazione. Tant'è vero che ci sono anche degli esperimenti con i suoni o con i numeri per comunicare, come si suol dire, con i cosiddetti alieni di altri pianeti, no? Ora, io credo che a questo punto potremmo terminare la nostra chiacchierata, anche perché siamo proprio all'orario, alla fine del nostro orario a disposizione. Io voglio nuovamente ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Bari, i colleghi, le colleghe, ovviamente Ebe, Paola, Anna e l'avvocato Fioretti, Gaetano Fioretti, tutti coloro che sono intervenuti, però io vi darei un appuntamento ben preciso che è per il 28 di giugno, allora quando incontrerete un'altra persona come me, un altro collega, avvocato come me, che pur non facendo di professione il linguista, per una serie di fattori diversi dai miei, completamente diversi dai miei, è stato costretto a scegliere di trovare il linguaggio giusto per fare le cose. Perché chiudo affrontando l'argomento di Anna poco fa. Com'è possibile pensare di instaurare una comunicazione anziché cercando la mente dell'interlocutore rimanendo nella sua? Ele, tu sei scrittrice di teatro, di testi letterari. Si è mai visto qualcuno che comincia un libro o un racconto o un atto per non farsi capire? La ragione del La comunicazione è la comprensione. Abbiamo detto, ironizzando, che quando ho torto confondo le acque, magari scrivo tante cose, in modo tale che magari può darsi che una l'azzecchi. Ma qualunque discorso che ha una convinzione, la determinazione della, come dire, dell'ortodossia del proprio pensiero, è finalizzato a trovare finalmente quella lingua maledetta che riuscirà a farmi comunicare con tutti, giusto? Cioè, immaginate la mente di una persona che vuole comunicare non sa con chi, finché siete un pubblico qui aperto davanti ai miei occhi, io vedo che c'è una ragazza bionda, c'è un uomo alto e posso provare a parlare con loro. Ma quando sono davanti al microfono di una radio, per esempio, sono di fronte a un atto che ha una pagina bianca, l'unico sforzo che devo fare è vedere se io fossi un imbecille, quale cosa riuscirei a capire di una cosa complicata che qualcuno mi vuole comunicare? Se io mi metto nella posizione dell'imbecille, da quella uscirò facilmente, dopo pochissimo. Cioè, una volta che ho capito che il mio interlocutore io lo devo presumere imbecille, lo devo presumere ignorante, lo devo presumere distratto, oggi più che mai, oggi più che mai, non avrò altro che sfogliare la margherita e trovare le espressioni che il mio background culturale, le mie esperienze e anche quindi una certa volontà di raggiungere questo obiettivo mi permetto di dire. Vi ringrazio infinitamente per l'attenzione, vi do appuntamento al seminario di Massimo Corrado di Flori del 28 giugno, sempre su questi temi. Sinceramente non mi aspettavo un pubblico così numeroso online, almeno in partenza, se non perché questa è la classica tematica che coloro che fanno il nostro lavoro sottovalutano. Perché da un lato dicono
ho una comparsa in scadenza, figurati se posso dedicarmi a questo genere di problemi. Dall'altro dico, vabbè, che cosa vuoi che mi insegni quello lì che ne saprà quanto o meno di me? Probabilmente è vero che ne saprò, ne sapremo meno di qualcun altro, però ti sei mai cimentato con questo tipo di confronto? Cioè adesso che abbiamo intavolato un discorso grazie alla Commissione Formazione, grazie alla Commissione Cultura, un discorso inutile, come solo le cose importanti sanno essere, totalmente svincolate dall'utilità del quotidiano, altrimenti sono serve di qualcosa, noi oggi siamo vittime dell'utilitarismo, non abbiamo capito che fa malissimo, le cose importanti però per noi, quelle che noi vogliamo raggiungere, non hanno mai a che fare con la sfera dell'utilità, e sono passeggiare, carezzare i bambini, raccontare la barzelletta, fare una partita a carte, abbracciarsi con gli amici, ascoltare un disco, che sono cose totalmente inutili. E sono quelle a cui noi vogliamo giungere, dopo aver lavorato tanto. Questa è l'occasione per parlare di cose inutili, estremamente utili. Di nuovo, arrivederci. Grazie. Grazie a voi. Non so come si sta. Arrivederci. Ringrazio di aver sopportato fino alle 14. Ho fatto proprio l'orario che ci avevo prefisso. Arrivederci. Ciao. Evidentemente non è stato di alcun peso. Questo... Non sono del tutto convinto, nel senso che ovviamente sono argomenti che sono coraggiosi da parte vostra. Sono coraggiosi da parte vostra. Da cui sei una... Noi siamo di te. Bravo, super bravo. Figurati. Bravi voi che avete sopportato. Mi sembra molto strano questa cosa, chissà se è vera. No, quando mi ha invitato Paola, io ho detto questo non verrà nemmeno una persona, nemmeno uno verrà. Ti faccio vedere le foto, dove sta, perché sono andato in tempo reale, 500 account di più 7. Questa stanchezza,
sia adesso ci riconsacriamo. Non siamo questa la togliamo proprio perché è sedia presidenziale? Sì, hai visto che trucco ho usato? No, ancora meglio, questo manda l'audio del PC direttamente online. Cosa c'è? Euro e 50. Tu quanto costi? Allora, vedi qua. Questo è vero. La no. E va bene, questi con quelle cose mentre. No, come la mangi, io ti salvo, non è quello. Ah. Mi dà fastidio. Ma te la posso mandare adesso? E io ti faccio le cose. Ah, perché io ce l'ho. Se
Tu me la manda il consigliere segreto, io la stampo. E di certo io la pagina 4 poi.